Ciao ragazzi, sono Stefano Scognamillo e ora risponderò alle vostre domande. Allora Marco, come ti ha accolto il gruppo appena sei arrivato? Allora Marco, il gruppo mi ha accolto benissimo, ma a parte sono stato fortunato perché già conoscevo degli elementi del gruppo, però poi andando avanti ho conosciuto persone eccezionali e mi hanno accolto nei migliori dei modi. Hai mai finito una partita senza farti ammonire? Allora, fortunatamente sì, e non solo una. Allora, la prima che mi ricordo è con la Ternana, poi anche col Bari. Diciamo con le squadre forti mi faccio ammonire, con le squadre più forti. Poi andiamo avanti, troviamo una domanda di Paolo Grillo. Cosa si prova a giocare senza piedi? Cosa si prova? Allora, si prova... Fatta da te questa domanda è molto carina, perché tu potresti già rispondere, perché anche tu giochi senza piedi. Anzi, tu giochi con i piedi inversi, nel senso il destro sul sinistro, il sinistro sul destro. Però va bene, sì, con le protesi è molto difficile giocare. Allora, Antonio, qual è il giocatore che ti ispiri? Allora, diciamo che il giocatore che mi ispiro è Sergio Ramos, però è un'icona troppo eccellente. Però è un giocatore che a me piace e mi ispiro a lui, anche se sono l'opposto, però. Poi, allora Matti, hai assaggiato qualche piatto della cucina catanzarese? Allora Matti, ancora no. Perché ti rispondo? Perché i ristoranti sono chiusi, quindi non c'è stata occasione di andare a mangiare qualche piatto catanzarese. Appena apro un ristorante andiamo insieme, mi consigli qualche ristorante. Poi vabbè, abbiamo il capitano che è di Catanzaro, quindi Ciccio mi può offrire anche una bella cena, che siamo un po' le manine. No, sto scherzando, comunque Ciccio, aspetto questa cena o a casa tua anche a qualche ristorante di Catanzaro. Francesco, è vero che sei un rompipalle nello spogliatoio? È vero, sì, sono un rompipalle, ma perché mi piace scherzare, mi piace portare allegria e non mi va di stare ogni giorno con il muso, quindi mi piace divertirmi. Sasi, cosa consigli a chi segue il sogno di poter essere in prima squadra? Allora, di lottare sempre, di crederci fino in fondo e di non mollare mai. E se trovi un ostacolo, di superarlo e di lottare per qualsiasi cosa che tu credi. Allora, Luca Verna, perché prendi tanti cartellini gialli? Non sei capace di giocare pulito? Allora, Luca Verna, ti rispondo facilmente. Se tu non fai danni a centrocampo e non ci ripartono come i Mucciain, noi non prendiamo cartellini gialli. Diciamo che il mio gioco è molto aggressivo, però cercherò di migliorare anche su questo lato. Però diciamo che questa è una mia caratteristica, è una mia forza, il cartellino giallo. Poi a fine anno mi faranno un premio, ho parlato già col presidente, mi farà il cartellino giallo d'oro. Ah, questa è bella, Saverio, ok. Saverio, qual è il compagno di squadra più difficile da marcare? E qual è stato nella tua carriera il compagno di squadra più difficile da marcare? Secondo me è Max Carlini. Perché tu, vediamo tutto piccolino, ma fa certi movimenti che sono difficili da marcare. E un avversario, ti dico... Dio della Cittadella, quando giocavo a Tramena stava al Cittadella, è un avversario veramente tosto da marcare. Grazie a tutti voi per le bellissime domande, anche se sono state fatte tante per i cartellini gialli, ma vi risponderò domenica che non lo prenderò. E un saluto forte e forza sempre Catanzaro.